È uno sguardo che conduce dentro il Vangelo, il libro Vita di Gesù di Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani. Uno sguardo che ha attirato a sua volta quello delle tante persone detenute che hanno partecipato alla presentazione del volume nella casa di reclusione di Opera alle porte di Milano. Il libro è arricchito dalla prefazione del Papa e nella narrazione richiama diverse riflessioni di Francesco. Ho cercato di cucire insieme tutto il Vangelo e i commenti del Papa con delle parti che ho un po' immaginato io, ma non c'è un grandissimo lavoro di immaginazione. Ho immaginato soltanto di essere lì quando accadevano le scene del Vangelo, e per cui è stata una cosa, per me, dal punto di vista spirituale, un'esperienza bellissima. Per la prima presentazione di questo viaggio dentro il Vangelo è stato scelto un luogo significativo per stare con gli ultimi, come raccontava la vita di Gesù. E l'idea di presentare qui un libro su Gesù per me è molto importante, perché sono le stesse persone detenute protagoniste di questo incontro. Non è un incontro come al solito, diciamo, della cattedra in cui si parla dall'alto, ma sono insieme l'autore, i vecchioni, l'arcivescovo, insieme alle persone detenute a parlare di Gesù. E si è creato un dialogo profondo che ha toccato temi come la fede, la speranza e il perdono, un'occasione di incontro vero. Ogni persona, qui in modo particolare lo si vede, contiene come una sorta di rivelazione, e quindi io l'aspetto da loro e sono grato perché non nascondono quello che stanno vivendo.